Buongiorno, stamattina preparazione cappuccini. Adesso non scende la schiuma, quindi devo recuperare un cucchiaino. Due cappuccini perché oggi è domenica, quindi facciamo colazione tutti insieme. Cioè, guardate che schiuma riesco sempre ad ottenere con l'arioccino 4 di Nespresso. Ormai lo utilizziamo praticamente ogni volta per fare il cappuccino perché la schiuma viene benissimo senza alcuna fatica. Pazzesco. Quindi uno è pronto. Ora prepariamo il secondo. L'unica cosa, eccovi, che per fare due cappuccini bisogna fare due volte la schiuma. Cappuccini pronti e buongiorno, Tommy. Cosa vuoi raccontare stamattina? Auguro una buona giornata a tutti. Vai, ciao. Ciao, ciao. Sta facendo colazione anche lui. Giustamente. Ci vediamo dopo, finiamo colazione. Bicchiere d'acqua naturale al mattino per me è molto importante. Cerco sempre di bere un bicchiere di acqua la mattina dopo aver fatto colazione. Anche perché sto cercando di bere di più durante il giorno. Tra l'altro, vogliamo parlare di quanto è bella questa tazza che ho preso sul sito di Motela Mio. Tra l'altro, dopo, visto che oggi abbiamo deciso di fare i pancake, ogni tanto quando abbiamo un attimo di tempo, la mattina è tranquilla, ci piace prepararli. Succede una volta ogni tanto in realtà. Però quando riusciamo a farlo io li preparo super volentieri. Oggi mi farò aiutare anche da Tommy e apparecchio poi la tavola per il nostro brunch domenicale con le nuove ceramiche di Motela Mio che ho preso sul loro sito, tra cui appunto questa tazza che vi faccio vedere in anteprima adesso. Davvero molto bella, sono tutte ceramiche realizzate a mano in Portogallo e rendono la tavola meravigliosa. Ci sono tantissime fantasie, tantissimi colori, tantissimi stili e tipologie e dopo non vedo l'ora di farvi vedere tutto. Ora preparo gli ingredienti così iniziamo a fare i pancake. Io e Tommy siamo pronti per fare i pancake, date 5? Bravissimo, iniziamo. Ho già preparato tutti gli ingredienti, quindi due uova, 100 g di farina, 13 g di zucchero, 165 ml di latte, mezza bustina di lievito per dolci e siamo pronti per partire. Dobbiamo dividere i tuorli dagli albumi. Prendiamo i nostri tuorli e con le fruste mi aiuti, Tommy? Andiamo a mescolare, vai. È così, aiuta la mamma, prendi bene qui. Vai. Vai, 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 vai. Adesso aggiungiamo pianino, guarda, a filo il latte. Mescola, Tommy. Così, bene, bene. Ottimo, ottimo lavoro, Tommy, molto bene. Aggiunto il latte, aggiungiamo la farina, guarda. Così. Mettiamo la farina. Voilà. E mescoliamo. Mettiamo un attimo da parte. Una volta amalgamata bene tutta la farina, aggiungo mezza bustina di lievito e mescoliamo. Fatto questo, a parte monto gli albumi con lo zucchero e poi lo aggiungo qua. Agli albumi mettiamo un pizzichino di sale. Guarda Tommy che magia adesso, guarda. Guarda, eh. Pronto? 3, 2, 1. E adesso aggiungiamo lo zucchero. Vediamo se va bene. Direi di sì, perché non deve essere, come ho detto prima, montato totalmente. Quindi così ci siamo. Aggiungiamo gli albumi al nostro composto. Amalgamiamo bene, bene tutto. Guarda, Tommy, che super impasto che abbiamo preparato. Impasto di pancake è pronto. Ora mettiamo la pentola, la padella sul fuoco. E lì. Cuociamo qualche minuto per lato e ci rivediamo fra mezz'ora perché mi sa che me ne escono parecchi. Dai, mescola un attimo. Intanto
intanto che i pancake sono in cottura, io preparo la tavola. Pronto per il nostro brunch domenicale. I pancake sono belli caldi, infatti non vedo l'ora di mangiarli, ne sono usciti anche diversi e mangeremo soltanto questi perché già con i pancake noi ci riempiamo. Poi abbiamo preparato anche un po' di fragole, succo di frutta, ovviamente cioccolata, acqua e yogurt. Prima di mangiare però ci tengo un attimo a farvi vedere il nuovo servizio piatti che ho preso sul sito di Motelamio, un brand che ho scoperto da poco, che realizza ceramiche per la tavola, ma non solo. Infatti ho scelto anche questo vaso meraviglioso, ci sono di tantissime forme, colori per ogni stile e per ogni tipo di arredamento. Io l'ho preso sugli stessi toni del servizio piatti, così da poterlo abbinare sulla tavola, ma ovviamente potete poi metterlo dove volete. In descrizione vi lascio il servizio piatti che ho preso io, c'è in tantissimi colori, io sono stata, ho scelto questo sui toni dell'azzurro, sapete che l'azzurro è uno dei colori che mi piace molto utilizzare in casa, ed è composto nel mio caso da un servizio da 8, quindi composto da due piatti grandi, due piatti piccoli, quindi questi due, poi ci sono due ciotole che noi le utilizziamo sia per lo yogurt, magari per fare gli aperitivi, per le patatine, patatine fritte, cose di questo tipo. Poi ci sono due piatti fondi, quindi per i primi piatti, in questo caso io ho messo le fragole, e dopo io ho aggiunto anche, acquistati a parte, queste tazzine che possono essere utilizzate, cioè in realtà nascono come tazze per caffè, per tè caldo eccetera, però io le ho prese pensando di utilizzarle anche come bicchieri da abbinare proprio al servizio piatti, che è davvero meraviglioso. Le sfumature sono stupende, sono tutti realizzati a mano artigianalmente in Portogallo. Infatti ogni piatto si differenzia l'uno dall'altro proprio perché è realizzato artigianalmente, quindi le sfumature non saranno tutte uguali ed è proprio questo che li rende prodotti unici. Trovo che sia anche un'ottima idea regalo perché sono fatti benissimo, si possono utilizzare sia in lavastoviglie che in microonde, cosa da non sottovalutare. Questo è il retro. Ovviamente ragazze, sul sito ci sono tantissime fantasie, colori, modelli, ci sono dei set già composti come questo che ho preso io, altrimenti potete comporli mixando più stili per avere anche piatti diversi, magari una tavola molto più colorata. Vi lascio qui il mio codice Giada Fra 30, valido sul sito di Motelamio, che vi darà un 30% di sconto su tutto. Sui set già composti come quello che ho preso io li trovate sul sito già scontati, e c'è in più uno sconto aggiuntivo, la spedizione è gratuita, non c'è una spesa minima, e quindi se siete alla ricerca di un servizio piatti particolare, dovete fare un regalo o siete proprio amanti di questo genere di prodotti per la casa e ricercate sempre qualcosa per la tavola di particolare, vi consiglio di dare un'occhiata al sito di Motelamio perché ci sono servizi piatti meravigliosi per tutti i gusti, di tutti i colori, e io ne sono follemente innamorata. Ole, guarda, aspetta che la mamma te li taglia. Aspetta, vediamo se... Aspetta, facciamo pezzettini. Ti piace amore il pancake che ha preparato mamma e papà? Anzi, lo abbiamo preparato insieme, anche insieme a Tommy. È buono? Molto buono il pancake. Buon appetito a noi, non vedo l'ora di mangiarli perché c'è un ottimo profumo. Tommy ha mangiato molto volentieri
il pancake, vero? Adesso che lui ha finito, ovviamente non vuole lasciarci mangiare noi, vero? Cosa c'è? Io lo so cosa vuole. Tu vuoi questo, vero? 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 Mi fai finire due minutini? Siamo appena rientrati a casa. Tommy si è addormentato, siamo usciti appunto a fare questa passeggiata perché di solito si addormenta sempre nel passeggino e quindi per non farlo addormentare sempre attaccato a me, perché è un vizio che ha, prendiamo il passeggino, facciamo due passi, un girettino di una mezz'oretta, così lui si addormenta, poi dorme tranquillamente. Di solito lo lasciamo nel passeggino, si addormenta nel passeggino per non rischiare di svegliarlo, a volte invece lo metto nel lettino, dipende. Adesso l'ho lasciato nel passeggino così sono tranquilla, sono sicura che non si svegli. Oggi fa caldissimo, tra l'altro ho sudato a fare questa passeggiata, anche perché con il jeans lungo davvero ho sofferto il caldo, ma che bello però, che bello, finalmente è arrivata la bella stagione, finalmente un po' di caldo, si esce in manica corta col vestitino, non vedo l'ora. Tra l'altro appunto stasera abbiamo il compleanno della cuginetta di Tommy e più tardi andiamo a prendere gli ultimi regalini, perché non abbiamo ancora completato il regalo, visto che saremo tutti cugini a farle un regalo tutti insieme. Mancano due o tre cosine, vogliamo prenderle qualcosa anche di abbigliamento, dobbiamo ancora andare a vedere, quindi poi appena Tommy si sveglia andiamo a fare l'ultimo giretto prima della cena di stasera. Tornando al discorso regali, vi faccio vedere le cosine che intanto le abbiamo preso, che ho preso su Evitas. Sapete che io molto spesso ordino cosine per Tommy, da giocattoli, qualcosa anche di abbigliamento per il benessere dei bimbi, quindi lato bagnetto, pappe, insomma ci sono tantissime cose molto molto belle. E per Sofia abbiamo pensato gli occhiali da sole, secondo me per la stagione estiva sono molto molto carini, vanno a completare magari anche il look, e abbiamo visto questi, io me ne sono innamorata, con il tipo il fiorellino, non so, riesco a sfilarli, sì, eccoli qua, cioè guardate quanto sono belli, questi dai 2 anni in su, facendone appunto 2 anni direi che sono perfetti con misura, abbinati appunto a due mollettine per i capelli nel nude. Poi abbiamo preso uno zainetto, questo non lo tolgo dalla confezione, anzi dobbiamo ancora preparare quel pacchetto regalo, lo zainetto di Miffy, il coniglietto che io amo tantissimo, noi abbiamo diverse lampade in cameretta di Tommy con questo animaletto, sul rosa con i dettagli blu, questo perfetto magari, io ad esempio lo zainetto di Tommy lo utilizzo tanto per mettere sui giochini preferiti e lo utilizziamo per spostarci magari quando andiamo dai nonni o quando andiamo al ristorante, al suo zainetto con i suoi giochi preferiti ed è molto comodo, così teniamo i giochi separati dalla borsa ad esempio per il cambio, o perché no anche per andare all'asilo si può utilizzare, insomma. Quindi abbiamo pensato allo zainetto e oggi, come vi ho detto prima, andiamo a vedere qualcosa di abbigliamento. Penso di andare da Zara perché ho visto delle cose bellissime per le bimbe e quindi so che troverò sicuramente qualcosa di adatto per lei. E poi le abbiamo già preparato anche il bigliettino di auguri firmato appunto da tutti i suoi cuginetti. Cambiando invece argomento, vi faccio adesso vedere, visto che Tommy dorme, ne approfitto un attimino per farvi vedere l'ordine che ho fatto appunto su Evitas per Tommy. Allora, gli ho preso questa, che è una bottiglietta in silicone, che è bellissima secondo me, per la fantasia innanzitutto, quindi sul nude, colore che sapete io amo molto, con tutte le ciliegine. Con questa fantasia fanno anche tantissime cose estive, come ad esempio la piscina, la tenda da sole, i braccioli, il salvagente, il costumino, davvero cose super. E per Tommy, per quest'estate, visto che andremo in vacanza un po' di volte, ho preso questa borraccia appunto in silicone con la sua cannuccia, ecco qui. Molto molto bella, c'era in varie fantasie. Poi gli ho preso un piattino in silicone di Muji, con questo brand ci troviamo benissimo sia per quanto riguarda i piatti, i bicchierini, le tazzine e le posate, e l'ho preso in questo colore grigio molto molto bello. Poi gli ho preso questo giochino in legno, su Evitas ci sono tantissimi giochi in legno bellissimi, nel corso di questo
ultimi 2 anni ne ho presi davvero diversi. Label Label, tra l'altro, è un marchio che mi piace molto. E ho preso questo che è una sorta di, sono delle tipo costruzioni, sono le macchinine, le ruspe, appunto con la gru e poi i mattoncini da far spostare. Non l'abbiamo ancora aperto, lo apriremo magari in questi giorni. Poi un altro gioco che è arrivato, che abbiamo già aperto in cucina, poi lo recupero. E poi un'altra cosa che gli ho preso, che ancora dobbiamo aprire, della Cam Cam, è la cassa in legno. Vediamo se riesco ad aprirla. Che puntavo da un po', vi dico la verità, perché secondo me è fatta molto bene. Scusate, si era scaricata la batteria. Riprendiamo da cui dicevo. La cassa in legno molto bella, sul verdino, con ovviamente il suo cassetto che si estrae. Qui si passano le carte al bancomat con tutti i tastini, ovviamente possono essere schiacciati. Davvero fatta molto bene. E appunto qui ci c'è tanto di bancomat, insomma carta di credito. Ecco qua, e poi ci sono i soldini, però sono in carta questi, quindi direi che per ora non li do, altrimenti tempo 5 minuti e li ho fatti tutti a pezzettini. E anche questa può essere un'ottima idea regalo. Se vi può interessare, io vi lascio qui in info box uno sconticino che è sempre attivo sul sito di Evitas del 10% su tutti i prodotti non in saldo, non scontati, che potete utilizzare insomma quando volete, quando vi serve. Ve lo lascio scritto qui. Ma quanto si sta bene oggi! Cioè, che giornata! Che meraviglia! Ovviamente fuori ci sono le cagnoline. Gioia e Moki al cancellino che sta guardando fuori con questo clima, ovviamente. Loro vogliono sempre, sempre stare fuori. E Gioia, se vi ricordate bene, è un amante dei sassi, quindi lei puntualmente vuole giocare con i sassi quando esce in giardino e poi ce li porta sempre in casa. Vero, signorina? Vero? Tra l'altro dobbiamo rimettere qui l'altalena di Tommy che avevo tolto in queste settimane perché c'è stato brutto tempo, continuava a piovere, nonostante è sotto il portico, comunque poi qui se piove ad esempio leggermente di lato si bagna tutta e quindi l'avevo tolta. Adesso con questo clima direi che è tornato il momento per rimetterla e non vediamo l'ora di utilizzarla. Basta Gioia, vieni qua, alza. Ultima volta, pronta? 3, 2, 1, vai! Tra l'altro, questi bossi, poverini, sia questi due nel vaso che quello e quello del vialetto, sembravano morti perché erano invasi dagli animaletti che si mangiano tutte le foglioline ed erano diventati totalmente secchi, spogli, senza più una fogliolina verde. Ho detto ok, sono morti, però ho comprato lo stesso il prodotto per eliminare appunto questi animaletti. Nel tempo, in giro di boh, 3 settimane, si stanno riprendendo perché stanno spuntando di nuovo le foglioline verdi in tutti. Quindi che soddisfazione essere riuscita a salvarli. Anche qui stanno sbucando le nuove foglioline, anche perché ovviamente poi una volta belle piene sanno molto molto meglio di come sono adesso, o meglio di come erano prima, che erano totalmente solo rami secchi. Invece ce l'abbiamo fatta, il mio pollice verde, insomma, è riuscito a salvarle. Poi stamattina sono anche andata, poi ho rifatto anche il colore. Adesso sto facendo il gel perché le avevo abbastanza corte e volevo leggermente allungarle, quindi è la seconda volta che le faccio e sto andando ancora di gel, però appena mi crescono un attimino e tutte diventano della stessa lunghezza, l'idea è di fare il semipermanente rinforzato che non ho mai fatto e me ne hanno parlato molto bene, quindi vorrei passare a quello. Comunque ho scelto questo colore che è un bianco latte. Molto naturale, questo effetto proprio di mano elegante a posto. Io sono, diciamo, molto per questi colori, perché su di me raramente vedrete colori super accesi, o colori molto molto scuri. Proprio sono,
sia nell'abbigliamento, ma che nella casa, che sulle unghie, vado proprio per il nude, i colori tenui. E mi piacciono molto come sono venute. Alla fine non siamo più riusciti, io non sono più riuscita a riprendere nulla perché siamo andate a prendere il regalo, vero Tommy? Poi ci siamo preparati e ora siamo venuti alla festa. Vi facciamo però vedere il look di Tommy perché secondo me è vestito troppo troppo bene. Fammi vedere come sei bello oggi. Vieni di qua, vieni qui, c'è. Tommy, torna indietro. Camicia, pantalone un po' morbido, vero? E siamo pronti per festeggiare poi scarpine, le Nike. Oggi siamo tutti in bianco, bianco, comunque siamo, almeno io, bianco azzurro, beh anche te, che stai in jeans e maglietta bianca, siamo tutti un pochettino abbinati. Ora andiamo a trovare Sofia. Andiamo al suo compleanno, va bene? Qui ci sono i regali, pacchettini che ho preparato, ho usato questa carta, ho trovato questa carta regalo molto carina con i cuoricini, tutto qui e ci vediamo stasera. Siamo rientrati a casa, abbiamo messo il pigiamino e adesso, spero, andiamo a fare la nanna. Festa di compleanno è andata. Abbiamo mangiato la torta, abbiamo giocato, vero Tommy? Ora io sono cotta, quindi non vedo l'ora di mettermi il pigiamino. Sono ancora col jeans e la camicia. Lui invece è già pronto per andare a Ranna. Spero che il video vi sia stato di compagnia e noi ci vediamo, spero, prima del previsto. Anche perché poi nel corso dei prossimi mesi avrò da raccontarvi un po' di cosine. Comunque, ogni tanto sapete che torno anche qui su YouTube, quindi sicuramente ci vediamo e spero presto. Ciao e buonanotte!